Ora vi porto qualcosa di diverso, però una discesa insieme a niente di meno che Dario Parlato, conosciuto meglio come il nonno. Sono sempre in Basenato, il sentiero è Cravarezza, o forse molti lo conosceranno come PS5, che poi si collegherà al sentiero dell'ingegnere, che è stato una speciale dell'Enduro World Series di qualche anno fa. Per chi non lo conoscesse, Dario è stato una delle figure principali quasi del DH italiano, comunque negli anni post 2000 diciamo, e quando ho iniziato a correre correvo per Bruno Zanchi, perché l'avevo conosciuto a Finale Ligure alle scuole per mountain bike, e Dario aiutava Bruno Zanchi in queste scuole qua. Così poi, dopo che ho fatto le scuole e ho conosciuto bene Bruno Zanchi e il suo team, abbiamo deciso di correre insieme e di iniziare le prime gare nel suo team. Così quando ho iniziato era Dario che mi portava alle gare, perché essendo di Finale io di Varazze, mi portava lui alle prime gare quando ero ancora esordiente, anzi anche prima, quando facevo la prepista, quando non potevo ancora correre. E niente, Dario ha niente di meno che 70 anni, tondi tondi, e ancora si diverte un sacco con la sua bici. Ovviamente anche lui è passato alla e-bike e l'ha riavvicinato al mondo della mountain bike, e si diverte un sacco. Guardate come va, e sono sicuro che starà sorridendo sotto il casco, perché è tanti anni che non viene a Finale a fare questi sentieri, e secondo me sta godendo come un bambino, altro che 70 anni. E comunque ha sempre il suo perché. Come avete visto, il sentiero è molto carino, la prima parte è bella, bella flow, tutta terra, molte compressioni, qua un po' più rotto, magari scavato dall'acqua, però nel complesso è molto bello. Ah, che succede? Piccolo canyon prima di arrivare al ruscello, siamo riusciti a non bagnarci troppo, dai. Altro ruscello qua. Lui ci entra pieno, se ne frega a tutta. Comunque ci metterà la firma, io arrivare a 70 anni così in forma e a divertirsi così tanto con la propria bici. Penso sia una cosa bellissima. Probabilmente, anzi sicuramente, ha più passione lui che molti ragazzi che hanno fortissimo, che dopo un paio d'anni magari smettono. Wow. Allora, com'è? Beh, come sono andato? Benissimo, alla grande. Allora. Ti divertivi? Sì, molto. Bene, benissimo. Bene.